Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Qua è Omega, spero che stiate benissimo. Benvenuti in questo nuovo video. Attenzione, perché questo video in cui Cristiano Ronaldo dà proprio di matto, cioè proprio gli schizza il cervello. Allora io direi di andare subito a vedere cosa succederà in questo video, anche perché è collegato al video precedente dove Ronaldo Junior scassa la sua ultima Lamborghini come non mai. Quindi se non avete visto, andatelo a vedere. Comunque, e ora andiamo a vedere subito Cristiano Ronaldo che sta parlando con Giorgina, cosa sta succedendo, perché stanno succedendo dei puri casini. Vi ricordo di mettere un bellissimo mi piace, iscrivervi al canale e dirmi nei commenti se veramente vi piacciono i video e cosa volete vedere, perché veramente ne vedremo delle belle. Allora ragazzi, questo episodio della vita reale da calciatore è strettamente correlato al video della vita reale da bambino che è uscito qualche giorno fa, di cui vi già annuncio che usciranno molti più video questa settimana, perché ho ricominciato a riavere la voglia che avevo prima, per cui mi raccomando, vedete i video e siete attivi, perché ci sono tante belle cose. Allora, come vedete, siamo tornati a casa e abbiamo spiegato a Giorgina il fatto, quello che è successo. Giorgina ha detto che non se n'era proprio accorta che Ronaldo, cioè si era accorta che Ronaldo Junior avesse preso la macchina, però ha provato a chiamarci e non è successo nulla. Sono incazzato nero ragazzi, sono anche vestito di nero. Sono incazzato nero perché Ronaldo Junior ha scassato non solo Lamborghini ma anche la Mercedes AMG, quella di un colore verde spettacolare, e sta tornando a casa come se nulla fosse. Sta tornando a casa con il aiutatemi, non mi viene il nome, come si chiama il tizio che aggiusta le auto? Il meccanico, non mi viene il nome del meccanico. Però adesso troverà una bella sorpresa ragazzi, bellissima sorpresa. Allora ragazzi, questa storia deve finire sinceramente una volta per tutte, perché mi sono letteralmente stancato di essere preso in giro da Ronaldo Junior. Allora noi gli prepariamo una bella sorpresa. Ragazzi, sono le 17:15, le 5 del pomeriggio, e adesso Ronaldo Junior avrà una pessima sorpresa quando tornerà a casa. Prima di iniziare ragazzi, io e Cristiano Ronaldo vi ricordiamo che potete seguirmi su Instagram, che trovate qui, è in descrizione. Se mi seguite, io e Ronaldo vi salutiamo alla fine di tutti i prossimi video e potete rimanere aggiornatissimi anche sui prossimi outfit bomba. Quindi mi raccomando che vi aspetto. Allora ragazzi, voi non avete nemmeno l'idea di quello che ha intenzione di fare Cristiano Ronaldo. Io gli ho regalato quest'auto ragazzi, e io gliela posso togliere, porca miseria. Ronaldo Junior avrà una bellissima sorpresa quando rientrerà a casa. Allora, apriamo anche il cancello. Ah no, non si apre da solo, vabbè, tanto farà apre e chiude in continuazione. Ragazzi, Ronaldo Junior si è divertito spesso e volentieri a fare il cretino con la nostra auto, e siccome ora sono letteralmente girato di palle, ora vediamo se Ronaldo Junior avrà ancora... Oh mio Dio, è pazzo! La sta scassando! Oddio! Ronaldo è impazzito ragazzi, fermatelo! Jasmine, abituata ancora a Jasmine. Giorgina, vieni a fermare Ronaldo! È completamente pazzo! Al minimo si è calato due dosi di non so cosa. Ragazzi, sta riempendo di ammaccature! Povero auto! Oddio, Ronaldo! Ronaldo Junior non sarà molto contento di sta cosa, secondo me. Ma per niente, sono incazzato nero ragazzi. Ronaldo Junior mi ha scassato al pari di 10 Lamborghini, e adesso basta. Allora, Ronaldo Junior merita una punizione. E quale severa punizione? Peggio di questa. Ok, ci siamo, gliela stiamo scassando per bene. Ok, c'ha ammaccature praticamente ovunque. Cristiano Ronaldo è impazzito, sta per crepare addirittura il vetro. Ok ragazzi, abbiamo crepato il vetro dei finestrini. Ottimo, direi ottimissimo. Ronaldo è letteralmente girato di palle ragazzi, non l'ho mai visto così incazzato nero. Cioè Ronaldo Junior, ma che viene, succede un rissone di quelli stratosferici. Aspetta che voglio spaccare il parabrezza. Staccati! Si spacca il parabrezza, raga! Oh, se Ronaldo, se! Oddio, ma è incazzato nero! Che l'ha devastato! Che l'ha distrutto! Ha spaccato il parabrezza! Oh mamma! Direi ora di passare dietro. Oddio ragazzi, Ronaldo è schizzato. Ronaldo, guarda che se arriva Ronaldo Junior succede il bordello. Allora, io non capisco perché è la prima volta, ragazzi, tutta la serie che Ronaldo ha questi atti di ira nei confronti di Ronaldo Junior. Cioè guardate come gli ha combinato la macchina, mezzo finestrino rotto. Ora ci pensiamo ancora. Oh mamma, il parabrezza spaccato in due, pieno di ammaccature.
andare. Ecco, pieno di ammaccature. L'altro finestrino completamente demolito. E una ruota mezza scazzata. Oddio ragazzi, è pazzo. Ronaldo sta uscendo di testa. Fermatelo, chiamate il 118. Chiama il 911. Chiama il 911. Ragazzi, Ronaldo non si sente bene. Chiama il 911. Oh, Ronaldo, che fai? Ok, ragazzi, no, non riesco più a controllarlo. Ronaldo è impazzito, ragazzi. Sta prendendo. Che cosa vuoi fare ancora? Oh mamma. Oddio! Glielo sta completamente distruggendo. Oh, tu sei pazzo da legare, Ronaldo. Sei pazzo da legare. È pazzo. No, non farlo. Ecco, ti sei fatto male, razza di cretino. Gli abbiamo completamente distrutto il parabrezza. Ottimo. Bene, ma non benissimo. Non ho bisogno di nessun kit per riparare questa Lamborghini di merda. Oddio, sto schizzando. Vabbè ragazzi, li abbiamo completamente, cioè l'ho rientrata dopo averla scassata per bene. Gli abbiamo praticamente tolto tutta la parte che riveste il motore. No, Ronaldo, così per esplodere la macchina, fermo. Gli abbiamo anche tolto una portella. Sì, non ce la faccio più, sono incazzato nero, mi ha distrutto 3000 auto e ora devo distruggere la sua, bastardo. Oddio ragazzi, fermate Ronaldo, non l'ho mai visto in queste condizioni, cioè vi giuro, è la Lamborghini più scassata della storia, cioè Ronaldo, manco Ronaldo Junior ha raggiunto questi livelli. Ora quando si dice tale padre tale figlio, ora sappiamo da dove viene sta cosa. E adesso spacchiamo anche dentro tutto quanto. Oddio, mi sa che è arrivato Ronaldo Junior, ragazzi, ho sentito la sua voce. Adesso via. Ah no, che via, c'ho l'avverso, c'ho paura di niente. C'è Ronaldo Junior, vieni qua, che non c'ho paura di niente. Oddio, è arrivato ho lasciato un pezzo là fuori. Allora, ragazzi, come vedete, in questo momento siamo Ronaldo Junior e sto cercando di capire se papà è in casa, perché vorrei entrare possibilmente quando non c'è. Non so da che tempo, ma da un po' di tempo, ragazzi, Ronaldo Junior ha preso la camminata dei gangster. Cioè, guardate come cammina, vorrebbe incutere paura a suo padre con questa camminata, attenzione. Non sa cosa gli aspetta. Allora, stranamente è aperto il cancello. Speriamo non ci sia papà. Ok ragazzi, papà ci sta aspettando con una mazza. Devo dire che la cosa è andata molto meglio di quanto pensassi. Papà, ti avrei intenzione di fare con quella mazza? Ok ragazzi, siamo dei veri uomini, gli abbiamo scassato due auto in una, cerchiamo di affrontarla da veri uomini. Oh, ma questa è la mia auto. Papà, che hai combinato? Dov'è? Dove sono le portelle, il cofano, il parabrezza? Oddio, ce l'ha totalmente scassata. Papà, sei stato tu? No raga, non è possibile. Non è possibile, c'è totalmente demolita. C'è demolito l'auto. Povera Lamborghini, cioè l'unica cosa che è rimasta il volante e i sedili intatti, manco. Ce l'ha totalmente distrutta. Perché hai fatto tutto ciò? Papà dice che era stanco di essere preso in giro da noi, di dover subire ogni volta le palle dal meccanico, che gli abbiamo rotto le auto e tutto il resto, e che per una volta noi dovevamo provare quello che provava lui. Ragazzi, non ci credo. Cioè, questo infame mi ha scassato la Lamborghini. Guardate che crepa che ha fatto al suolo. Ha spaccato per il pavimento. Padre e figlio si stanno guardando in un modo strano. Ronaldo, ti ricordo che è la partita con la spalla oggi, quindi non fare cagate. E papà, questa cosa non la dovevi fare proprio. Madonna, che cazzotto nello stomaco. Tiragliele, vai Ronaldo Junior. Tiragliele, ti ha scassato l'auto, bastardo infame. Ragazzi, queste cose non si fanno, è l'infamata. Mettilo all'angolo, stunnalo. Stunnalo! Togli di quella mazza! Togliela! Madonna ragazzi, si stanno... Oddio, c'è stordito! Ragazzi, non ci credo. Cristiano Ronaldo, dopo una serie di cazzotti micidiali e ripetitivi allo stomaco, ha tirato una mazzata in testa a suo figlio.
Allora, ragazzi, sono arrivate le guardie a Giorgina. Giorgina si è incazzata nera, sta dicendo che questi non sono modi di trattare un bambino, soprattutto nostro figlio. Sì, fatti scassare tu 20 Lamborghini di fila. Sopporta tu questo bambino da 7 anni, porca miseria. E vediamo se non ti incazzi anche tu, eh. Che facile parlare, ragazzi. Lei è arrivata, se no, da manco un anno. Vediamo altri 6 anni se non inizia a schizzare di cervello come siamo schizzati il Ronaldo, porca miseria. E finiamo di scassarla, porca miseria. L'hanno proprio scassata. Giuro che quest'auto la scasso fino alla morte. Oddio, sta andando a fuoco il motore. Via tutti, ho andato tutte le macchine. Sta per esplodere tutto. Oh merda, via tutti. Io me la fido, Io vi ringrazio anche per essere stati con me quest'oggi, con me e con Cristiano Ronaldo, ragazzi. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, che lo trovate sia qui che in descrizione, per essere stati da me e da lui nei prossimi video e per rimanere aggiornati sui prossimi outfit. Quindi vi aspetto, mi raccomando, a bomba. Detto questo, poi mi gozzo, grazie per essere stati con me anche quest'oggi. Il video è stato fighissimo, la meta di Ronaldo spaventosa. E noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!